Buongiorno e ben ritrovati alla nostra quasi quotidiana trasmissione della rubrica Un Limerick al giorno, la rubrica che puoi seguire anche in quei giorni, lunedì, martedì, ma anche venerdì. Mi sono messa questa tenuta, questi occhiali, sì, è vero, creano una certa distanza, ma del resto oramai io sono diventata una blogger, oserei dire di più, una famosa in-influencer, tanto che Diletta Liotta e la Chiara Ferragni mi hanno chiesto l'amicizia su Facebook, anche se io non ho Facebook. Quindi devo entrare in questa parte, in questo ruolo, e mi sono messa appunto questi occhiali da sole, questi occhiali da sole, questi occhiali da sola, che mo me li tolgo perché non ci vedo una mazza, sono cieca. Ah, ecco, scusate un attimo. Oh. Come blogger, però, io penso che vorrei un pochino giocare su questa cosa e proporvi un breve tutorial, un come si fa. Non sulla moda, non sul fitness e wellness, ma sulla cucina. E mi permetto però di proporvi una ricetta di gente di alta caratura. Non mi riferisco a Benedetta Parodi. Non mi riferirò nemmeno al Bartolomeo Scappi, cuoco dei papi del Cinquecento. Invece mi rivolgerò al più recente e fresco, ne è vero, Pellegrino Artusi, che tutti noi conosciamo. Del resto, però, già questi due con questo nome, Bartolomeo Scappi, Pellegrino Artusi, sono un'istigazione a violare l'autoreclusione che dobbiamo. Ecco, quindi non fatevi influenzare da questi nomi. Brevemente, nella sua premessa alla 35ª edizione del suo libro, l'Artusi dice: due sono le funzioni principali della vita, la nutrizione e la propagazione della specie. Io lo so che molti di voi maliziosi diavoletti vorrebbero che noi si parlasse della propagazione della specie, e invece no, si parla della cucina. Aspettate che c'ho qua una roba. E quindi vi leggo velocissimamente, perché utiempe tiran, una ricetta pronta all'uso che potremmo tutti fare normalmente, tranquillamente, domattina a colazione. Arnioni per colazione, che sono i rognoni, i reni. Non ci vedo, faccio così. Arnioni di vitello di latte, di castrato, di maiale e simili si prestano bene per colazione cucinati nella seguente maniera. Tenete in pronto un battutino trito fine, composto di prezzemolo, mezzo spicchio d'aglio, il sugo fresco di limone e 5 o 6 fette di midolla mollica di pane asciugato al fuoco. Aprite gli arnioni per digrassarli e tagliateli a fettine sottili per traverso. Dato che siano in tutto del peso di 400-500 grammi, gettateli in padella con grammi 50 o 60 di burro, a fuoco ardente. Muoveteli spesso e appena cominciano a soffriggere, gettatevi il battutino, gettatelo dentro, non dalla finestra. Conditeli con sale e pepe e sempre muovendoli col mestolo, versateci il sugo del limone e per ultimo un ramaiuolo di brodo. L'operazione deve farsi in 4-5 minuti circa e prima di mandarli in tavola versateli sulla fetta del pane, basteranno per 4 persone e buon appetito. Ricetta semplicissima. Ok, il mio dovere l'ho fatto di blogger che diffonde questo po' di cultura e mi accingo ora a leggervi il limerick del giorno, che forse saranno due. Tutto impomatato, vestito ingessato, il capo lustro di brillantina, così si presenta ogni martedì un utente di Villa Carcina. Arriva al balcone ticchettando un tip-tap, con voce roca chiede un libro ritmando una barra in rap. Poi se ne esce ringraziando in canto gregoriano, con esile vocina, quello strambo utente di Villa Carcina. Ed un breve cameo dedicato a loro, se ne loro lo sapranno. Amici, due miei cari amici innamorati del Giappone hanno deciso di tornarci in aquilone. Hanno ordinato venti e correnti ascensionali, programmato bel tempo senza nubi, tempeste o temporali. Se per caso proprio così non riusciranno, se la faranno comunque a piedi, in bici o in torpedone. Buona giornata. Grazie, a presto.